dopo tanta primavera, adesso è venuta l'estate, anche se a Tarvisio piove, ma sei una nuova realtà, un punto fondamentale e importante per la tua carriera. E sì, è arrivato il momento anche di uscire un po', diciamo, dal guscio, perché prima d'ora non ero mai uscito, tra virgolette, di casa, quindi è un'esperienza che già adesso mi sta dando molto e spero di continuare e dare il massimo per questi colori. Senti, l'altro giorno con l'Udinese, affiancato a Capitan Pagliarulo, non è che hai sfigurato tanto, anche se davanti a te c'erano nomi come Muriel o Nico Lopez. Sì, è stata una partita che appunto è, diciamo che una vera partita, perché appunto una squadra di Serie A e l'impatto, diciamo che un po' l'emozione c'era, però dopo diciamo che è svanita piano piano e mi sono abituato e ho cercato di dare il mio meglio e è andata abbastanza bene, fortunatamente. Quali sono stati i primi insegnamenti che Boscaglia, ma anche i tuoi compagni più anziani, ti hanno somministrato in questa prima fase del ritiro? Devo dire che i compagni sono stati molto calorosi, diciamo che anche in campo mi aiutano. Magari quando cominciamo a fare un po' fatica mi stimolano, mi danno dei consigli e questo l'ho apprezzato molto e voglio ringraziare. E mister è molto, fa molta fase difensiva, quindi sto imparando molto anche a livello di posizione in campo. Mi ha detto subito che devo giocare più con i compagni, guardare la linea, quindi sono disposizioni che spero di mettere dentro il prima possibile per cercare di aiutare la squadra. E forse questi primi insegnamenti già li hai acquisiti, visto che più di una volta avete lasciato in fuorigioco gli attaccanti dell'Udinese. Sì, esatto, quindi speriamo che di migliorare sempre e cercare di dare il massimo per questa stagione, che per me è molto fondamentale, sia per il Trapani che per me stesso. Ecco, questo, che impressione hai avuto di questa squadra? Una squadra di Serie B, non la prima volta tu ti trovi nel mezzo a un contesto di professionisti? Sì, ho visto subito che ci sono, i miei compagni di squadra sono tutti dei professionisti. Infatti anche qui al campo vengono in palestra prima, fanno parte sopra, quindi vedo proprio anche la mentalità da veri giocatori, che capisco perché sono arrivati fino a questi livelli.